Più che rette, binari paralleli sulla Pescara Roma, con pareri contrastanti e le polemiche che non hanno nessuna fermata. Il presidente della Commissione Comunale Speciale a Chieti, che si è costituita ad hoc, Vincenzo Ginefra, riferisce che si sta valutando la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR che ha bocciato il ricorso del Comune sulla ferrovia. La Commissione, che si è sempre espressa in maniera contraria all'opera, contesta non in sé, ma per il tracciato proposto da Rete Ferroviaria Italiana. Ha fatto ricorso al TAR contro il raddoppio dei binari che prevede, tra le altre cose, dice Ginefra, l'abbattimento di numerosi edifici in tutta la parte bassa della città. Ieri mattina in Commissione ha ospitato i responsabili dei comitati per tentare di concertare una linea il più possibile condivisa. Dobbiamo capire, dice Ginefra, se ci sono gli estremi per il ricorso al Consiglio di Stato e anche se il Comune di Chieti ente in dissesto può permettersi una nuova azione legale. Abbiamo come commissione speciale per la velocizzazione, che poi è il raddoppio della linea Pescara-Roma, stiamo valutando questa opportunità del ricorso al Consiglio di Stato. Dopo aver perso il ricorso al TAR Lazio, anche dopo gli eventi del ricorso perso anche dalle associazioni, è chiaro che tutto assume un meccanismo un po' bizzarro, perché noi sostanzialmente stiamo ricorrendo a un progetto che di fatto non ha coperture finanziarie, perché dobbiamo ricordare che il raddoppio Pescara-Roma per l'8-0 Pescara-Chidiscalo, fondo di coesione è cancellato per altro fondo, e il PNNR Chidiscalo, Brecciarola, Manoppello, Alanno, Scava è stato cancellato anche dall'interesse del PNR a livello nazionale. Per cui noi comunque stiamo ragionando su come trovare quella soluzione insieme alle associazioni Confer, Ferrovia e Molino per affrontare questa gravosa condizione che incide, dobbiamo ricordarlo, sulla vita dei cittadini, in particolare di quelli di Chidiscalo e Brecciarola, che si troverebbero da un momento all'altro a dover subire questo cantiere eterno che potrebbe diventare quello del raddoppio della ferrovia. Lei ha parlato di raddoppio e non di velocizzazione, perché? Perché abbiamo scoperto che in effetti non è una velocizzazione, perché è un raddoppio con, diciamo, la motivazione iniziale della velocizzazione. Si è passato invece a un progetto di raddoppio ferroviario. Questo, secondo i progettisti, servirebbe per velocizzare, ma di fatto serve per portare nella nostra zona delle merci che attraverserebbero l'Abruzzo fra l'Adriatico e il Tirreno. Fatto sta che il Comune di Chieti va avanti e non abbiamo intenzione di cedere alle lusinghe compensative come hanno fatto altri comuni che hanno cambiato il loro parere da negativo a positivo. Il nostro parere resta negativo.